Mister Scarpitti contro il comprensorio medio Basenda, è arrivata l'ennesima grande prestazione, l'ennesima vittoria, state viaggiando a mille. Sì, è stata una vittoria molto molto importante perché è arrivata contro un avversario di grande valore. Sicuramente il medio Basento è tra le due o tre squadre più forti del girone per qualità, per organico, e quindi sicuramente l'abbiamo presa molto molto positivamente. Altrettanto vero che è stata una partita molto sofferta nel primo tempo, dove l'avversaria ci ha messo in difficoltà, abbiamo sofferto un po' nelle loro ripartenze. Diciamo che il 3-3 del primo tempo testimonia questa sofferenza, poi nella ripresa siamo usciti fuori veramente alla grande, riuscendo a distaccarli, poi col portiere in movimento abbiamo anche dilagato. Obiettivo adesso concentrati sulle final eight di Coppa Italia di martedì, qual è l'obiettivo? Adesso possiamo rivolgere l'attenzione alla partita con il Fondi che ci aspetta martedì alle 19. È un test importante anche perché il Fondi è una squadra anch'essa imbottita di stranieri che in campionato fino a prima della sosta stava viaggiando tra il secondo e il terzo posto. E sicuramente sarà una partita particolare anche perché insomma, la Coppa è uno degli obiettivi a cui noi e la società teniamo molto. Eliminazione diretta, partita secca, quindi insomma ci sono un po' di difficoltà nel gestire questo tipo di gare. La squadra però sta bene, puntiamo sicuramente a superare questo turno. In campionato il Giovinazzo è alle spalle sempre di tre punti, quale sarà eventualmente il segreto per rimanere in alto fino alla fine? Ma il Giovinazzo gli va dato merito che non molla un centimetro, sta mantenendo questi punti, tre punti di distanza da noi da molto tempo, continua come è successo qui a Campobasso a vincere magari all'ultimo secondo, testimonianza di una squadra forte come gruppo, molto unita, perché veramente riesce a uscire da situazioni di difficoltà con molta bravura. Sicuramente lo scontro diretto che ci sarà a febbraio sarà quello che potrà decidere in parte le sorti del campionato, però speriamo magari di riuscire ad arrivare allo scontro diretto con un vantaggio un po' più alto. Senza magari dimenticare le squadre che lottano per la salvezza e possono rendere comunque la vita dura sia a voi che al Giovinazzo. Assolutamente, hai detto bene, bisogna arrivare allo scontro diretto con i punti necessari, quindi bisogna innanzitutto vincere tutte le gare che ci saranno da adesso fino a questo scontro diretto. Poi è normale che sia per noi che per loro non sarà semplice, perché il campionato sta tirando fuori dei valori importanti e quindi dobbiamo stare attenti ogni sabato.